o comunque un'edizione moderna, deve essere considerata e utilizzata ai fini della costruzione della seconda fascia d'apparato. Poi c'è una digressione importante perché appunto in questa occasione Marco non ricostruisce tutte le fasi della discussione, non parlerei di polemica che c'è stata però tanti anni fa intorno alla restituzione grafica dei testi musicali. Però anche sotto questo punto di vista, io credo che la soluzione infine proposta da Marco sia una soluzione ormai da recepire e sia largamente accettata e da considerare in termini di pure questa di precetto, cioè ovvero sia una soluzione che tende a costituire un doppio binario nella restituzione dei testi musicati, cioè realizzando un testo che è quello che va collocato sotto il testo musicale e che prescinde da quello che invece è il testo che nutrendosi pure della tradizione letteraria, puramente letteraria di quel testo, ha un altro statuto e comunque ha un'altra collocazione. Poi ci sono tante indicazioni, pure utilissime, questo soprattutto per i non italofoni, intorno alla restituzione, fonetica, pure della grafia cinquecentesca. Questo servirebbe ad evitare alcune esilaranti interpretazioni, perché poi la musica ha una traduzione anche Sì, concreta, che ancora c'è modo di ascoltare in relazione, per esempio, alla Et oppure al gruppo T, che pure, o CT per doppia T, che molti pure importanti complessi musicali continuano tranquillamente ad ignorare. Appunto, poi proseguono sono molte queste frasi che possono essere isolate in questo testo e utilizzate in senso proprio precettistico, manualistico. Ad esempio, appunto, l'attenzione che pure è dedicata alla bibliografia testuale, quindi all'importanza di ricorrere a tutti i testimoni a stampa noti, anche perché per la tipografia musicale noi non parliamo mai di centinaia, purtroppo verrebbe da dire centinaia di esemplari superstiti, però quando va bene si arriva alla dozzina, alle due dozzine. Ecco. Quindi è sempre assolutamente necessario analizzare tutti i testimoni superstiti, quantomeno per arrivare ad escludere che nel Ovviamente corso del processo di stampa non siano state introdotte. io non sono agito del teatro. Se io sento un ritorno di voce, non so se pure gli altri, vabbè, probabilmente c'è qualche microfono aperto, ma dicevo che bisogna escludere che nel corso del processo di stampa non siano intervenute delle modificazioni. Eppure qui c'è un esempio particolarmente importante relativo non ad un testo musicale, che però ha comunque parecchie implicazioni, quindi capisco perché Marco l'abbia citato e ci sia arrivato sopra, ovvero sia la maniera di intonare d'improvviso le stanze d'ottava, che appunto è nella prima redazione del testo di Ruscelli. Una certa maniera di improvvisare era attribuita a Niccolò Machiavelli, invece poi, per una serie di ragioni di natura storico-politica, nel corso della stampa, con una seconda emissione, il nome di Machiavelli viene omesso. Quindi, tenere presente tutti gli esemplari possibili.
E poi si arriva alla sezione invece dedicata all'interazione fra testo e musica. E questa è una sezione molto importante. Qui, diciamo, mentre alcune delle acquisizioni della prima parte, io direi, sono assolutamente non discutibili, qui entriamo in un campo che si apre di più al dibattito, anche se il punto che focalizza Marco è già è un punto fermo, diciamo. Comunque stabilisce una stazione di sosta importante. Bisognerà comunque tenere conto di questa sintesi laddove si intenda fare diversamente, perché una parte molto rilevante del lavoro scientifico di Marco Mangani in questi decenni è stata dedicata all'analisi, appunto, all'interazione fra testo e musica, e ovviamente qui non si può prescindere dall'analisi musicale. Lui lo fa in modo molto chiaro, come ha rilevato già il professor Granese, c'è una raccolta estremamente utile di definizioni della cadenza, cioè la cadenza è la maniera del musicista di segmentare un testo. Io ricordo e ho visto riemergere pure qualche testo dei dibattiti che avvenivano al GATM di Bologna intorno alla segmentizzazione del testo. Si lavorava sul primo libro dei Madrigali di Verdelot, infatti ci sono esempi tratti dal primo libro dei Madrigali di Verdelot, perché appunto era tutt'altro che assodato all'elaborazione di un metodo condiviso che consentisse di appunto segmentare un testo musicale in modo inoppugnabile. Questa questione si intreccia inevitabilmente con la questione della modalità dei testi polifonici. Pure qui Marco riassume, perché non poteva fare altrimenti, in modo molto sintetico, le due posizioni principali che potremmo individuare in quella di Harold Powers e quella di Bernard Mayer invece. Marco, io direi, sta più sulla seconda, nel lavoro che ha fatto con Daniele in questi anni di lavoro, di studi, però comunque sia, ovviamente, è una posizione meno dogmatica rispetto all'elaborazione di Mayer, ma comunque per Marco, e io concordo assolutamente in questa visione, la modalità era presente ai compositori come a priori compositivo, non c'era una libertà assoluta, si muovevano all'interno di schemi che sono sicuramente problematici, che si sono evoluti nel tempo. Nel corso del secolo XVI noi assistiamo al disfacimento del sistema modale, alla nascita del sistema modale moderno, che vede solo due modi, diciamo, e quindi è chiaro che durante questo processo si introducono molti elementi che mettono in dubbio, diciamo, l'impalcatura teorica e la sua applicazione pratica, che è sempre stata problematica. Però partendo, come Marco fa, dalla cadenza, perché appunto lui parte dal problema della segmentizzazione del testo. Quindi, una volta che uno arriva a una definizione appropriata di cadenza, e lui questa cosa lui la fa, tra l'altro, mettendo proprio in questo caso quello che io sono andato ad evidenziare alcuni passaggi, ma qui è lui stesso che evidenzia un passaggio alla fine di una disamina che passa attraverso i teorici del tempo, però lui mette in evidenza a pagina 63, in corsivo e separato dal resto del testo,
questo assioma, principio generale, lo chiamo, nel madrigale si ha un punto di articolazione musicale ogni qualvolta si ha la convergenza di almeno due voci sulla sillaba finale di un verso. Ecco, questa è una regola base, diciamo basilare, è un punto fermo, fa bene ad evidenziarla, perché per quanto possa sembrare ovvia, almeno a noi che abbiamo seguito un certo tipo di percorso, ovvia non è, e appunto poi non nasce così, ma scaturisce da un'analisi molto approfondita della teoria musicale del tempo, e sulla base di questa norma, diciamo, produce poi alcuni esempi che è vero che è chiaro che uno degli esempi lo sceglie su quelli che dimostrano inequivocabilmente, però poi ne seguono tanti altri nel corso del testo e comunque, ripeto, Mangani non fa il furbo perché è il primo a problematizzare certe cose. Quindi, ecco, faccio notare solo una cosa buffa che mi è venuta in mente leggendo il madrigale di Verdelot, Divini occhi sereni, che è contenuto nel suo primo libro. Adesso io non ricordo a che punto sia l'attribuzione del testo, se è unanimemente attribuito a Pietro Aretino, perché lo era, io ricordo che compare citato credo che sia nei ragionamenti di Aretino. A un certo punto c'è Aretino che fa entrare, adesso non ricordo chi fosse il personaggio, però in una stanza dove però ci sono dei giovani che stanno facendo della musica. E cita, appunto, dice, stanno intonando polifonicamente Divini occhi sereni. Non so se questo è il motivo, è l'unico motivo per cui devo verificare sull'edizione di Saggio, per cui viene attribuito a Pietro Aretino. Però, ecco, Marco sottolinea come la prima parola, Divini, sia isolata da Verdelot, con una pausa generalis. No? È una chiarissima cadenza. E mi chiedevo se non possa essere un omaggio al divino Aretino, che amava farsi chiamare in questo modo. Questa è una cosa che mi è venuta in mente leggendo il testo, e la butto lì, sempre con la dovuta attenzione alle raccomandazioni e alle avvertenze sulla comparatistica che ha fatto il professor Milanese poco fa, quindi non bisogna mai farsi trascinare troppo in interpretazioni fantasiose. E poi, appunto, sulla base dei principi elaborati, ci sono una serie di interpretazioni. Già nel testo principale, e poi che trovano poi conferma, c'è cioè un'utilissima appendice con le definizioni della cadenza nel Cinquecento, e poi ci sono i saggi a corredo del saggio sulla forma ballata nel madrigale delle origini, e molto si dice peraltro anche sul madrigale delle origini. E le origini del madrigale implicitamente in questo saggio, e poi ci sono i prontuari, appunto, della dipendenza dei madrigali degli Ardesi dal giardinetto a tre voci. Ecco, ci sono parecchie digressioni sulle forme leggere cosiddette del madrigale, la canzonetta, e tra l'altro tutti gli esempi che porta. Anche l'utilissima digressione sui trattati di imprese, che come giustamente rileva Marco, sono delle miniere molto spesso per poter desumere il senso di alcuni testi, le attribuzioni, la committenza di questi testi, quindi sono a partire dal dialogo delle imprese del Giovio,
che pure prima era citato, sono testi assolutamente da conoscere per tutti i cinquecentisti. Tra l'altro poi ecco un'altra cosa su cui ragionavo un tempo, quando abbiamo iniziato gli studi e si lavorava sul madrigale, a malapena potevamo contare sugli incipitari dei madrigali, tra l'altro erano cartacei. Adesso per fortuna c'è la possibilità attraverso le tecnologie informatiche di scandagliare i testi anche al loro interno, quindi questo consente di individuare centonizzazioni e citazioni in modo molto più puntuale. E appunto da questa analisi poi si evince come la canzonetta sia considerata genere minore, proprio perché vive di queste contaminazioni col genere, che evidentemente era considerato tale già allora, più elevato, cioè il madrigale. Del sonetto di Bembo e l'interpretazione di Pesciolini. Ecco, il trattamento che fa Pesciolini del testo, da una parte può essere letto come estremamente artificioso, appunto con una lettura estremamente artificiosa, anche in relazione al testo che viene intonato, oppure potrebbe essere pure visto come testo usato quale pretesto per un'operazione che invece ha una natura fondamentalmente musicale. E la lettura comparata dei madrigali di Gabriele Marenzo Ingegneri sul sonetto di Petrarca è bellissima. Geniale, direi, da parte di Marco di essersi soffermato su questo testo. Suppongo che ci sia arrivato da ingegneri, e quindi quella che è un approccio metodologico ineludibile, ovvero sia quella di confrontarsi per il musicologo non solo con tutte le testimonie del testo, ma anche tutte le intonazioni del testo, questo è un altro precetto. E poi ci sono le due divertentissime stravaganze, cioè la storia di Befane, in cui Marco, io devo dire, molto convincentemente prende questo testo sulla Befana, di cui apprendo così l'etimologia del nome, testo sicuramente un testo colto, e ne propone una molto convincente attribuzione a Michelangelo Buonarroti il giovane. Il testo elabora un motivo tradizionale che troviamo nel madrigale già dagli anni 30, quello della Malavecchia, e lo fa peraltro, appunto, come dicevo, un testo molto divertente. In questo caso l'interesse sta proprio nella ricostituzione del contesto in cui nasce. Peraltro, un'altra cosa bella, questo libro è corredato da tante edizioni di testi, che credo che questa sia la prima edizione del testo musicale e letterario del Brunelleschi. E poi alla fine c'è questa digressione sul pezzo di Guccini, che poi in realtà non è propriamente di Guccini, ma è una delle collaborazioni che fa Guccini con altri musicisti e letterati, diciamo, elaboratori di testi per musica del Novecento. Ecco, c'è da dire che questa tradizione, se vogliamo, ha beneficiato è stata nobilitata dall'attribuzione del Nobel a Bob Dylan, che bene o male è pure egli un canzonettaro. Quindi soffermarsi su quello che è il più letterato dei nostri cantautori non è cosa peregrina. Ricordiamo che Guccini ha scritto tanti bellissimi libri, ormai da molti anni si dedica anzi prevalentemente o se non esclusivamente a quello.
Io l'ho visto alla premiazione del Campiello 2 anni fa. Lui purtroppo non ha vinto, mi è parso che ci sia rimasto pure abbastanza male, anche perché ormai è un simpatico vecchietto che cammina col bastone, ahimè, ma molto addolorato vederlo così. Io che lo ricordavo ai concerti da ragazzo, però ecco, possiamo dire che la metodologia che Marco ha applicato così mirabilmente ai testi per musica del Cinquecento, qui la vediamo riproposta su questo testo moderno, di cui ricostruisce il contesto storico in cui è nato, per cui noi sappiamo bene che l'analisi strutturalista può essere applicata tranquillamente a qualsiasi testo. C'era Eco che si divertiva, lo faceva su Topolino come su Manzoni, ma non è questo il caso, appunto. No? Infatti, non l'ho detto preliminarmente che è questa una tradizione che ha una sua nobiltà e quindi giusto che sia stato valorizzato questo saggio uscito, credo, in spagnolo la prima volta, e quindi pure il pubblico italiano abbia potuto apprezzarne l'arguzia. E poi, appunto, ripeto, ci sta perché tutto ciò che noi troviamo nelle pagine precedenti lo vediamo riproposto e applicato a tutt'altro contesto. Quindi, in questo senso, la metodologia si rivela ancor più efficacemente. Chiudo dicendo, ribadendo quello che dicevo prima, è un testo che tutti coloro che si occupano del Cinquecento poetico, non solo musicale, non solo perché hanno intercettato un testo con musica, dovrebbero conoscere, perché quello che noi oggi a causa delle nostre specializzazioni appare come un mondo fatto di tanti segmenti, invece era allora un mondo vivo, dialogante, non i nostri poeti quando si mettevano a scrivere per musica non si cambiavano d'abito, ma erano sempre gli stessi, e quindi bisogna conoscere tutti i colori di questa veste. Ecco, per cui chiudo raccomandando ancora il libro di Marco e ringraziandolo ancora per avermi dato modo di essere qui quest'oggi. Grazie. Bene, ringraziamo naturalmente Stefano Campagnolo per questa disamina così ampia, così articolata, e tra l'altro fa piacere il fatto che abbiamo avuto questa stessa impressione, cioè come dire, questo valore metodologico e queste affermazioni naturalmente fatte da Marco, di cui appunto Campagnolo ha letto alcuni punti importanti, che valgono, come giustamente è stato detto da Campagnolo, come una specie di manuale sostanzialmente, utilissimo naturalmente per uno studio complessivo che riguarda la musica e riguarda la letteratura. Adesso diamo la parola a Rodobaldo Tibaldi, che sicuramente porterà un ulteriore contributo, prima naturalmente delle conclusioni a largo campo a 360 gradi di Marco Mangano, il quale naturalmente avrà molti elementi naturalmente su cui discutere. Allora la parola a Tibaldi. Grazie, ringrazio anch'io gli organizzatori, ringrazio per il cortese invito. Mi scuso della qualità della voce, ma anche se Cremona è stata risparmiata dalla ondata di maltempo della fine settimana, uno stacco di circa 12-13 gradi di colpo da un giorno all'altro in qualche modo non poteva non influire sul fisico e sulla voce. Le ampie disamine che sono state fatte da Alberto Granese e da Stefano Campagnolo mi permettono di concentrarmi soltanto su alcuni punti, onde non ripetere cose già dette.
E lo faccio con molto piacere, in quanto, come diceva Stefano prima, correo, ma con merito, perché visto il risultato del libro e non avevo nessun dubbio al riguardo, sono contento di essere stato, ricordato come uno dei, diciamo, fomentatori di questa pubblicazione. È un libro che è molto importante, naturalmente, che può essere visto, che deve essere visto nelle sue varie peculiarità. L'aspetto metodologico, l'aspetto didattico di cui parla lo stesso Marco nell'introduzione, il risultato complessivo, la finalità, le aperture. È un punto fermo e contemporaneamente è un punto di partenza. Si può definire digressione, per esempio, il saggio finale, quello su Guccini. Lo si può considerare semplicemente come una visione diversa, un'ampiezza di prospettiva, un'apertura verso prospettive che vanno nel secolo XX, XXI, oppure a ritroso verso i secoli precedenti. Il libro si concentra sul Cinquecento, ma non è un libro utilizzabile solo e soltanto per quanto riguarda la musica del Cinquecento. E non è neanche, diciamo, finalizzato, se vogliamo, da un certo punto di vista, soltanto sulla produzione madrigalistica del Cinquecento. È un libro che parla dei problemi riguardanti la musica vocale. Quindi tutte le volte in cui ho a che fare con l'intonazione musicale di un testo, e quindi la gran parte, la stragrande parte del repertorio musicale, almeno fino al Settecento e anche oltre. Il fatto che tutte le volte in cui si mette in musica un testo, sia italiano, sia francese, sia madrigalistico, sia anche sacro, liturgico, ci si scontra davanti a problemi che sono essenzialmente problemi testuali, in prima battuta. Continuiamo a vedere in maniera troppo ampia, dal mio punto di vista, delle edizioni critiche di testi musicali che sono edizioni a metà. Perché nel momento stesso in cui ci si occupa solo e soltanto della musica, si fa un lavoro parziale. Per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, della poesia, della musica profana, uso questo termine molto ampio, per certi versi scorretto, però forse non esiste uno più chiaro a definire, questi ambiti di ricerca, la cosa forse è meno grave rispetto ad altri ambiti, ma è grave nel momento in cui ci si occupa solo e soltanto di un aspetto e si delega completamente l'altro. Quindi il primo punto di forza di questo libro, come è stato più volte rilevato e sottolineato, sono le pagine che scrive ex novo. Sono le 70 rotte pagine di introduzione che hanno valenze molteplici. Di carattere metodologico, di carattere didattico. Il termine didattico è utilizzato, come ricordavo, dallo stesso Mangani, ma nel senso più ampio del termine. È un libro rigoroso. È un libro che da questo punto di vista, soprattutto per quanto riguarda un filone un po' preoccupante dal mio punto di vista, che si sta imponendo nella letteratura didattica o metodologica musicologica, è un po' in controtendenza. È un libro non attuale, fortunatamente non attuale. L'approccio didattico, la chiarezza espositiva non devono andare a discapito del rigore metodologico, e questo non avviene nel libro. Non serve parlare della signora Maria che va al mercato per affrontare in maniera simpatica, apparentemente simpatica, dei nodi cruciali della ricerca musicologica o del discorso filologico. Serve chiarezza, e la chiarezza è il primo requisito ed è il primo risultato di tutto questo libro. Anche gli aspetti più intricati, gli aspetti più tecnici, se vogliamo, sono affrontati con una chiarezza esemplare che nulla concedono però a queste cadute, perché dal mio punto di vista tali sono, in un linguaggio più semplice, un linguaggio che vuole venire incontro a
un approccio diverso. Il rigore metodologico è il punto di partenza di tutto il libro, l'estrema unità del tutto. I capitoli, le varie parti del libro, i vari articoli, i vari saggi, che possiamo leggere naturalmente come capitoli autonomi, lo possiamo estrapolare, li possiamo leggere, però trovano la loro piena comprensione in relazione al primo capitolo, al primo saggio. Io li chiamo capitoli perché secondo me è un libro organico, ma anche nel loro insieme. Esistono degli approcci metodologici rigorosi, esistono dei metodi, ma come notate parlo sempre del plurale, perché ogni singolo argomento, ogni singolo testo è affrontato in maniera diversa per dare modo al lettore di rendersi conto di quali sono le diversità di approccio ogni volta che si affronta un testo in visioni diverse. Il saggio su Brunelli, per esempio, sulla Befana, affronta l'argomento secondo una determinata prospettiva. Le tre intonazioni a confronto del sonetto del Petrarca in realtà ci mostrano tre possibilità, tre attacchi diversi di un'analisi che è comparata, ma non è utilizzato lo stesso identico metodo, per affrontare l'intonazione del medesimo testo, cosa che sarebbe stata più facile da un certo punto di vista. E la ricchezza della visione complessiva e la diversità degli approcci. Forse il fa bastava per certi versi, basterebbe per certi punti di vista, nell'aprire il libro, limitarsi alla pagina precedente al frontespizio, cioè Storie e linguaggi, la collana diretta da Franco Cardini e Paolo Trovato. I due elementi che sono alla base e sono lo sfondo ineludibile di tutto il libro. Il panorama storico, la contestualizzazione storica di ogni singolo evento, anche di un semplice madrigale, e l'analisi linguistica, filologica, letteraria del testo medesimo, che è in grado di rivelarci tantissime cose. È un libro che apre moltissime prospettive. È un libro che ci fa vedere come la ricerca, a un certo punto, ha un suo punto fermo, arriva ad un punto ben definito, che è costituito, per esempio, dalla pubblicazione di un articolo, di un saggio, di un libro, ma da quello si riparte anche dall'autore medesimo per la continuità della ricerca. È un punto di partenza, non è un punto d'arrivo. Anche le note che dice a proposito dei testi intonati da Gesualdo vanno in quella prospettiva. Arrivato a un punto fermo come l'edizione critica del secondo libro dei Madrigali Gesualdo, da quello si riparte e l'autore stesso riparte perché quello è il suo punto di partenza, contemporaneamente punto d'arrivo, punto di partenza. Il confronto con i testi, l'interpretazione che si ha nei testi. Non c'è nessuno schema preconcetto, non c'è nessun elemento fisso. Ci sono degli elementi di riferimento che sono utili a chi affronta l'analisi dei testi per musica per un approccio consapevole. Ma nessuno di essi è fine a se stesso e soprattutto non c'è il metodo applicato a tutti i testi. Quello che dice l'autore, per esempio, prendo uno dei tanti punti che mi sono segnati e che probabilmente non affronterò nella loro completezza. Le cadenze sono un punto essenziale per la comprensione dell'intonazione musicale di un testo e come l'autore si accosta a interpretare il testo. Ma le cadenze, l'articolazione testuale è, diciamo, una griglia, un contenitore che non può essere utilizzato in maniera fissa, rigida. Ogni testo e ogni epoca. Basterebbe soltanto ricordare le indicazioni che troviamo in tutta letteratura umanistica nei rapporti con la musica, raccolte per esempio in maniera ben nota da Nino Pierrotta.
Ma vorrei anche ricordare da questo punto di vista un testo che è passato un po' sotto silenzio perché uscito in edizione universitaria della Cattolica, un libro che credo intorno all'87-88, cioè alla fine degli anni 80, aveva raccolto Carlo Vecce, Gli umanisti e la musica, che è una grande antologia di testi letterari di passi in cui gli umanisti parlano della musica con un commento più o meno ampio a seconda dei casi. Mi riferisco a quello che dice l'autore a pagina 39. Per comodità possiamo definire tre livelli di interazione tra un testo verbale e il suo rivestimento musicale: il livello della prosodia, il livello della forma, il livello della retorica. Sono tre punti sintetici, essenziali, che però ci mettono davanti a quelli che sono gli aspetti e gli atteggiamenti che i musicologi dovrebbero tenere presente nella loro interezza nel momento stesso in cui si affronta un testo inserito e contestualizzato storicamente. Non sono tre approcci indicanti, diciamo, un miglioramento. Non sono tre approcci, uno migliore dell'altro, sono semplicemente tre approcci diversi che a volte si sommano, a volte si escludono, che però ci indicano come ci si è sempre rapportati davanti all'intonazione di un testo poetico e alla sua funzione. Il livello più semplice, cioè la semplice corrispondenza metrica tra una frase musicale e il singolo verso, fino ad arrivare alla completa interpretazione sulle strutture logiche, sulle strutture sintattiche, di un testo, a prescindere da quella che è la semplice struttura prosodica o anche struttura metrica di un testo. Il rispetto di determinate forme, l'interazione con la forma, il linguaggio, il lavoro che fanno i compositori. Proprio i saggi comparativi, come quelli sul sonetto al Petrarca, dal momento che gli approcci degli autori sono sensibilmente o radicalmente diversi, sono un saggio di metodo. Al di là della lettura, dell'interpretazione in sé del testo, sono un saggio di metodo perché ci fanno vedere come non può esistere un solo approccio standard. Uno studioso ha, diciamo, elaborato un metodo e come tale lo applica in maniera quasi indiscriminata. No, non è quello che avviene in questo libro, ma che è quello che avviene spesso, ancora troppo spesso, nei confronti delle intonazioni musicali di madrigali o anche di altri testi, e che potrebbe essere, dovrebbe, dal mio punto di vista, essere proficuamente esteso a tutte le categorie di testi, poetici o meno, di tutto il repertorio musicale. Poi, dal mio punto di vista, naturalmente, questo è stato rilevato più volte per l'interesse che ho sempre avuto nei confronti del testo in quanto tali, e il forte, rigoroso accenno, che non è, diciamo, una novità, ma che è condotto in maniera sempre più coerente dall'autore, della tradizione dei testi poetici. Lo studio del testo poetico, lo studio delle relazioni tra i testi, lo studio delle fonti testuali, lo studio delle alterazioni applicate al testo, delle differenze che troviamo, va condotto ed è condotto in maniera ecdotica, perché è l'unica arma che abbiamo a disposizione per capire determinate cose. Questo sì, dovrebbe essere esteso in maniera sempre più rigorosa in tutti i campi, da parte di tutti gli studiosi che si occupano di testi musicali e non. Ancora abbastanza recentemente, credo fosse il 2017, nella sua monografia, cioè nella sua raccolta, quella sì, una raccolta organica, ma una raccolta di saggi, metteva in rilievo con Franco Piperno: un libro di musica e poesia va annoverato tra i testimoni di una tradizione testuale, che per autori moderni può risultare significativi. La questione è nota da tempo, ma non ha avuto la meritata ricaduta
nelle pratiche dotiche della filologia italiana relativamente ai casi, autori e testi in cui una fonte musicale potrebbe risultare utile. Da che punto può risultare utile? Non semplicemente, eppure un dato che credo non sia da sottovalutare, che in alcuni casi testi poetici, nella loro veste più o meno definitiva, o nella loro versione originaria, hanno avuto la prima edizione a stampa in testimoni musicali. È un dato importante, naturalmente, ma non è soltanto questo, e che ci mette davanti alla possibilità di una circolazione, una conoscenza diretta o indiretta, ma molto più ampia di quello che possiamo immaginare, di determinati testi. Io in passato ho avuto la possibilità, ho avuto l'occasione, chiedo scusa dell'autocitazione, di occuparmi per esempio di alcuni testi del Sannazzaro. Conosciamo benissimo quali sono i problemi, problemi enormi, al punto tale che per quanto riguarda le rime non abbiamo ancora un'edizione critica. È stata annunciata, credo, una ventina d'anni fa. Il lavoro, che io sappia, è a buon stato, a buon stadio di sviluppo, ma non è stato ancora pubblicato. Alcune versioni preliminari che hanno avuto una circolazione manoscritta e a un certo punto una tradizione musicale che si insinua con grossi elementi di corrispondenza rispetto a quella che è attestata dalle varianti probabilmente d'autore delle prime versioni poi rielaborate nella versione definitiva. Probabilmente anche, diciamo, il bacino d'utenza molto ampio può essere visto a livello duplice, cioè musicisti che attingono da testimoni letterari, dalla tradizione letteraria, ma anche letterati che attingono dalla tradizione musicale per costruire dei manoscritti. Noi abbiamo soprattutto manoscritti, ma nel Cinquecento forse anche qualche stampa, che sembrano porsi come testimoni letterari. Ora, noi conosciamo abbastanza bene il caso del celeberrimo, dico celeberrimo perché si occupa di musica del tardo 400, primo 500, il manoscritto A primo 4 della Teresiana di Mantova, il famoso libro per musica di Isabella d'Este, di cui parlava Claudio Gallico, che con Isabella d'Este penso abbia molto poco a che fare, per non dire assolutamente nulla, che è un testimone letterario, è un testimone che riporta solo e soltanto testi poetici, ma che sono tutti copiati da testimoni musicali, come dimostrano molti elementi, ma non è l'unico caso. C'è un codice bellissimo, per esempio, bellissimo proprio dal punto di vista grafico, che è conservato alla Biblioteca Reale di Torino, il Vari 109, che è strettamente collegato con la corte savoiarda, testimone letterario che in realtà altro non è che una copia della poesia per musica che circolava nel Monferrato e dintorni, tra la fine del 400 e il primo 500. E la sua funzione era quella di raccogliere sotto forma letteraria, quello che i vari cantori, alla mente o per iscritto, non apro questa parentesi che ovviamente ci porterebbe molto lontano, portavano di corte in corte o finalizzavano nelle corti. Per quanto riguarda il repertorio, chiamiamolo leggero o presunto tale del tardo 500, delle canzonette, abbiamo una serie. Utilizzo il tuo termine, che quanto mai è opportuno, una serie di prontuari di raccolte di canzonette, spesso spirituali, ma non solo, che poi ritroviamo nella loro integrità o quasi nelle canzonette morali e spirituali pubblicate a stampa con musica alla fine del Cinquecento, senza dover pensare naturalmente al repertorio delle lodi, che è tutt'altra cosa. Tutti questi aspetti che naturalmente sono importanti per capire un secolo, ma non soltanto il Cinquecento, e il rapporto per così, di un testo letterario, poetico o meno, e la musica, sono tutti presenti nel libro di Marco Mangani. Non è semplicemente una sintesi. Non... Il termine sintesi è un termine ovviamente idoneo, ma non è un termine che secondo me dà conto di quello che è il libro. È
È un'esemplificazione di alcuni aspetti, fatti in maniera estremamente concreta, dei problemi principali che si hanno, che si devono affrontare in relazione al rapporto testo-musica. Sono tanti problemi, tanti aspetti, sono tutti presenti, non in forma sintetica, sono tutti presenti in maniera spesso analitica, ma estremamente concentrati. E concreti. Non è un manuale, ma il termine manuale sembrerebbe, da un certo punto di vista, ripeto, non per quello che significa il termine manuale di per sé, ma per il termine manuale, la ricorrenza del termine manuale, sempre più frequente in recenti pubblicazioni di ambito musicologico. Non è una serie di indicazioni, regole, fine a se stessi. È una serie di indicazioni metodologiche, ognuna delle quali meditata, ognuna delle quali comprovata e provata dall'autore stesso nel libro. Io non sono riuscito a trovare all'interno del libro un solo esempio di carattere astratto. Qualsiasi aspetto, anche quelli che sembrano essere più tecnici, e che sono di natura più tecnica, la grafia, il rispetto o il comportamento della grafia, la considerazione del livello testuale del singolo testo, la sua intonazione musicale, il problema di come renderlo in un'edizione moderna, pensato come testo autonomo e come testo sottoposto alle note. Quindi qualche cosa che lo studioso affronta dal punto di vista testuale, qualche cosa che è visibile in tutti i suoi aspetti come testo autonomo, testo letterario, ma anche le sue ricadute, anche pratiche, anche immediate dal punto di vista esecutivo. Cioè quel testo poi viene cantato, quindi viene sottoposto alle note, viene letto da qualcuno che può essere italofono o può non esserlo, e da questo punto di vista può risultare un po' paradossale, ma anche divertente, dal mio punto di vista lo è, che sempre più spesso sono gli autori, sono i musicisti italofoni, italiani, che si fanno vanto, si fanno vezzo di le leggere et, tucto e così via. Mentre gli autori, i musicisti anglofoni, soprattutto i musicisti inglesi, che consci del loro non essere madrelingua, si servono spesso di un lettore madrelingua e quindi leggono correttamente e ed tutto e così via. Questo semplicemente per tutta la polemica che conosciamo molto bene tra esecutori italiani, esecutori inglesi, eccetera, eccetera. Che pensavo fosse una cosa ormai morta e sepolta da 20 anni, e invece ad ogni piè sospinto salta fuori. Però dicevo che qualsiasi di questi aspetti non è mai trattato in maniera dogmatica e soprattutto mai in maniera astratta. È sempre rigorosamente provato e dimostrato, soprattutto e concretamente esemplificato. Questo è un aspetto che a Marco Mangani non potrà mai essere contestato. Nel momento stesso in cui ci si avvicina a un testo poetico musicato, gli approcci possono e devono essere differenti. Si vogliono mettere in rilievo determinate cose piuttosto che altre, siamo davanti, e questo è l'aspetto bello della disciplina, a un'interpretazione. E siamo davanti all'interpretazione, se mi passate il termine sbagliato, ma poi lo specifico meglio, interpretazione al quadrato, perché si tratta di interpretare quello che poteva essere stata l'interpretazione dell'autore di un determinato testo. Quindi, per forza di cose, essendo in un contesto interpretativo, nessuno potrà mai essere, non tutti potranno mai essere del tutto soddisfatti o d'accordo con l'interpretazione che ne dà Marco Mangani. Dal mio punto di vista lo sono perché mi ritrovo in moltissimi aspetti, diciamo,
di studi in comune pregressi fin da ormai. Stefano Campagnolo diceva diversi decenni fa, e ahimè, è così. Ma nessuno potrà mai contestare diciamo, l'astrattezza delle cose o il fatto che Marco Mangani, puntualmente, in maniera chiara, esemplificativa, concreta, un termine che ho utilizzato diverse volte, e se dovessi scegliere un aggettivo, un termine per definire la natura del libro, è proprio concretezza, nel suo approccio. È un approccio concreto e come tale non potrà mai essere contestato da nessuno. L'aspetto interpretativo rientra nelle logiche delle cose. L'aspetto concreto del libro no. La ricchezza di indicazioni metodologiche, men che meno. Per questo, e chiudendo il mio intervento, mi ricollego a una delle ultime cose di Stefano Campagnolo, è un libro, e non solo di Stefano Campagnolo, anche Alberto Granese l'ha sottolineato più volte, è un libro che deve essere conosciuto, è un libro che deve essere preso come punto di riferimento anche dal punto di vista metodologico. Ci sono degli aspetti che sono imprescindibili. Secondo, il rigore metodologico e l'applicazione dei metodi di ricerca utilizzati da Marco Mangani. Appunto, non il metodo, ma i metodi. Ogni testo ha i suoi problemi, ogni testo richiede diversità di approccio, ogni testo richiede apertura mentale e completa libertà dal punto di vista mentale. Qualsiasi chiusura è naturalmente preclusa a chi vuole occuparsi di interpretazione dei testi musicali, a chi vuole occuparsi di musicologia, a chi vuole occuparsi di filologia musicale e chi vuole occuparsi di filologia, che come diceva qualcuno è la più eversiva delle discipline. Termine che utilizzo sempre con i miei studenti e che, su cui insisto continuamente. La filologia è la più eversiva delle discipline, proprio per quello. E i musicologi, soprattutto i musicologi più giovani, dovrebbero cominciare a capirlo in maniera sempre più ampia. Grazie. Bene, grazie anche a questo interessante intervento di Tibaldi, che ormai ha posto l'accento su alcuni punti fondamentali del libro, soprattutto i pregi naturalmente di questo libro, tra l'altro con delle osservazioni molto precise sull'aspetto, sulla parte sintattica. Il rapporto tra l'elemento sintattico e l'elemento prosodico, penso che sia uno degli elementi proprio cardini dell'interpretazione, sull'importanza della prassi ectodica, perché poi alla fine lo sbocco naturalmente di tutta l'operazione filologica è quella, insomma. E l'altra cosa che mi ha colpito, che aveva, diciamo, un certo senso cui consente, anche sulla duttilità interpretativa, cioè l'elemento ermeneutico, l'elemento interpretativo, è sempre portato su due elementi fondamentali, quindi Tibaldi, e sono d'accordo con quello che diceva Tibaldi, cioè su due elementi fondamentali, nessuna astrazione, capacità teorica molto controllata, ma anche semplificazione, sulla base di una chiarezza. Ecco perché molte volte abbiamo detto il manuale, eccetera, per dire il carattere proprio fondativo, importante, fondativo, nel senso di essere un elemento di trasmissione. In quell'elemento teorico, l'elemento, come dire, pratico e semplificativo, è tutto portato sul rigore del ragionamento, sul rigore della ricerca e sulla chiarezza espositiva. Quando ci sono, noi abbiamo questi elementi, allora già possiamo effettivamente, diciamo, consigliare il libro a tutti coloro i quali vogliono conoscere bene questo aspetto. Non solo della musica e della poesia, ma in generale del Rinascimento. Insomma, ovviamente c'è un apporto effettivamente enorme al Rinascimento. E allora, caro Marco, abbiamo detto tutto il dicibile, tanti elogi sulla tua chiarezza, la sua capacità, la tua competenza. Abbiamo visto anche, io saluto in questo momento Agostino Zino che ci sta seguendo con molta attenzione e lui è sempre molto attento, diciamo, a tutti i particolari, gli interventi
via di Stefano Campagnolo, quindi Romualdo Tibaldi, sono stati effettivamente, diciamo, di grandissimo rilievo, diciamo, e completare un po', diciamo, anche il quadro riassuntivo, diciamo, che io ho fatto del tuo libro. E adesso, caro Marco, a te la parola, l'autore che parla direttamente. Grazie. Allora, innanzitutto, vabbè, anch'io parto da dei ringraziamenti che non considero d'obbligo, ma che sono proprio sentiti profondamente. Il primo va per ragioni proprio anche legate all'evento a cui stiamo partecipando, all'amico Carlo Santoli, che appunto tiene in piedi con un lavoro veramente esemplare questa bella Summer School a cui entro la quale ha voluto che si parlasse anche di questo mio libro, e poi naturalmente a tutti coloro che sono già intervenuti con parole, devo dire, anche eccessivamente generose. Io, al momento in cui ho licenziato il libro, appena lo riprendo in mano, mi comincio subito a vedere che cosa avrei potuto scrivere meglio, che cosa avrei potuto aggiungere, eccetera, eccetera. Da questo punto di vista, un'osservazione rapida su una cosa molto importante, secondo me, soprattutto una di quelle che considero come l'elogio maggiore per certi versi che ha detto Rodobaldo, cioè il fatto che apre in certe direzioni. Beh, questo è quello che speravo, nel senso che io potrei elencare una grande quantità di cose che nel libro non ci sono di fatto, molte cose alle quali ha fatto riferimento, per esempio, Rodobaldo, non sono presenti nel libro. Ci tengo a precisarlo, ma il fatto che questo libro spinga ad andare in quella direzione e susciti, diciamo, quella direzione come direzione di ricerca, vuol dire che effettivamente almeno uno degli obiettivi che mi ero prefisso è stato raggiunto. Io in realtà non vorrei parlare moltissimo, anche perché magari forse ci potranno essere delle domande dopo. Vorrei, diciamo, aggiungere soltanto alcune riflessioni come autore del libro. Su ciò che è stato detto e su ciò che intendevo fare e che spero di essere almeno parzialmente riuscito a fare. Parto da un'osservazione che faceva proprio Alberto Granese nella sua ampia e, devo dire, molto puntuale disamina del libro, insomma, del quale ho riscontrato una frequentazione assolutamente approfondita, che è quello dei limiti linguistici oltre i quali il comparativismo perde di senso, diciamo, no? Cioè, è proprio da lì in realtà che io ho cercato di partire. È uno degli aspetti di un punto che mi sta particolarmente a cuore. Prima Stefano Campagnolo evocava Umberto Eco, è uno dei suoi aspetti forti che mi stanno particolarmente a cuore, è una delle declinazioni che io, rifacendo da Umberto Eco, chiamo i limiti dell'interpretazione, cioè quando tu esci dalla possibilità di fare affermazioni, perché a quel punto qualunque affermazione equivale a qualunque altra, perché non hai posto i necessari paletti entro i quali l'interpretazione ha un senso. La domanda è proprio quella da cui sono partito io, cioè se io voglio cercare di capire come un musicista ha letto l'interpretazione al quadrato, che invece non solo non trovo scorretto come termine, lo domando, ma che ti ringrazio di aver usato e faccio il mio molto volentieri. Ecco, io devo cercare di capire come un musicista può aver letto un testo poetico nel momento in cui l'ha messo in musica. La prima cosa di cui devo tener conto è proprio la differenza di codice linguistico. Ecco, il punto, per esempio, perché tanta centralità alla questione delle cadenze? Tutto sommato, diciamo, l'esempio petrarchesco che per primo ha richiamato Alberto, e cui sono poi tornati sia Stefano sia Rodobaldo, cioè il modo diverso di approcciarsi a una sintassi di per sé intrinsecamente problematica, no? Cioè un testo che può effettivamente essere letto a livello sintattico in due maniere diverse e ne conseguono due significati diversi, almeno di un punto nodale di questo sonetto di Petrarca. Cosa può voler dire averlo interpretato in maniera diversa? Cosa può voler dire mettere due punti per un musicista? Vuol dire, per l'appunto, utilizzare il sistema
delle cadenze, i meccanismi compositivi delle cadenze, in modo da decidere quali punti di snodo del testo l'ascoltatore deve percepire come più forti e quali deve percepire come più deboli, diciamo. Ed è interessante notare che in quel caso quell'oscillazione che di fatto ha dato da pensare ai filologi, giuste per esempio le due diverse lezioni che danno nelle loro edizioni Sant'Agata e Bettarini, dato da quello stesso filo ad attorcere dai compositori e appunto, come ricordava Alberto, alla fine probabilmente Marenzi è proprio quello che ne è uscito meglio. Ho ripreso questo esempio soltanto per ribadire che era da lì che cioè, come si fa a mettere a paragone due sistemi linguistici diversi, quello verbale elevato della poesia e quello della musica, per cercare di capire che cosa possa voler dire aver interpretato musicalmente un certo determinato testo. Cosa occorre per far questo? E qui veniamo quegli elogi sul rumore che spero almeno in parte di meritare. Beh, prima di tutto devo disporre di un testo che sia il più possibile vicino a quello che effettivamente il compositore ha avuto davanti. Io da questo punto di vista lo dico subito, lo scrivo anche nel libro e forse è uno degli elementi per cui appunto Rodovaldo ricordava che questo libro è un po' in controtendenza. Io non sono tra coloro che pensano che questa approssimazione sia priva di senso. È chiaro che è asintotico. È chiaro che io non potrò mai avere la certezza di avere davanti il testo che il compositore ha avuto davanti, per tutta una serie di motivi che tutti noi che pratichiamo la filologia conosciamo benissimo, per cui abbiamo sempre detto che la filologia non può essere considerata un sistema. Ho apprezzato molto l'accento sull'elemento induttivo del mio approccio da parte di Stefano Campagnolo, perché è proprio quello che penso. La filologia non può essere un sistema ipotetico induttivo, per cui io pongo degli assiomi e da quelli derivo quello che deve succedere. Non sarà mai così. Però questo non significa che io non possa e non debba formulare delle ipotesi e che non esistano delle lezioni del testo che sono più attendibili di altre. Per cui oggi, diciamo, continuare a fare di musica vocale senza porsi in termini scientifici il problema della edizione critica del testo, dove per edizione critica, anche questo mi fa piacere essere stato ricordato, non intendo l'edizione critica del testo in quanto fonte letteraria, intendo l'edizione critica del testo così come il compositore lo può aver avuto davanti. Beh, è un modo di lavorare per tenere conto di questi problemi che ormai oggi non dovrebbe più essere praticato, perché è chiaro che se io devo mettere a confronto due sistemi, prima devo avere un minimo di tranquillità sul piano ecdotico, per l'appunto, di che cosa ho davanti. Ce lo devo avere per la musica, ma ce lo devo avere anche per il testo, altrimenti non so cosa sto confrontando. Questo è un primo punto fondamentale. Il secondo punto fondamentale è quello di definire i possibili livelli e possibili strategie di approccio dal punto di vista dell'analisi dei rapporti tra il testo e la musica. Non torno su questi argomenti perché li avete già trattati ampiamente nelle vostre belle, approfondite e generose presentazioni. Mi interessa appunto ribadire il fatto che questi approcci devono sempre partire da un confronto fra cose che hanno uno statuto definito con rigore metodologico, sia sul piano del testo intonato, sia sul piano del testo musicale. Altro aspetto fondamentale, poi, infine, è che tutte queste cose di cui stiamo parlando, che cosa sono? Sono certamente per noi oggi, se ne recuperiamo, grandi esperienze sul piano estetico, quindi sul piano emotivo, sul piano della ricchezza e della pienezza, chiamiamola spirituale, indipendentemente dall'approccio filosofico generale che uno può più o meno sposare, ma sono anche, e direi per certi versi soprattutto, testimonianze di contesti culturali, di contesti storici.
per evitare quel rischio che oggi si corre molto spesso di attualizzare tutto e riportare tutto ai valori dell'attualità. Storicizzare significa capire di quale contesto una lettura, un'interpretazione, un testo sono, diciamo così, testimonianza. Ecco perché è importante, secondo me, sempre che si riesca a capire in che ambito ci siamo mossi, che tipo di situazione storica avevamo davanti, ma anche quale tipo di dinamiche della circolazione del pensiero e della creatività stiamo affrontando. Ecco perché, riprendendo proprio per l'appunto quell'idea che ha letto Rodobaldo di Piperno, peraltro quello è il saggio al quale ho fatto riferimento in bibliografia, perché diciamo questa osservazione mi accompagna da tanto tempo, e cioè a volte un testimone musicale può anche essere un importantissimo testimone della tradizione letteraria. Il caso che ricordava Alberto all'inizio, che poi ha ripreso Stefano Campagnolo, dell'Ottava Dolorosi Martin, è emblematico, secondo me, perché dimostra che lì tu hai davanti un Edizio Princeps, che è l'edizione sotto le note di Filippo di Monte. Certo, è chiaro, mi si dirà, ma è un Editio Princeps sui generis, perché sicuramente le dinamiche con cui è stata realizzata non saranno quelle di un Editio Princeps letteraria. Ovvio, certo, ma ciò non toglie che quella sia di fatto l'Editio Princeps, quindi debba esserle riconosciuto come fatica. Questo è interessante proprio perché mi fa piacere, Alberto, che tu abbia rilevato il mio riferimento alle riflessioni di Amedeo Quondam, perché io sono convinto, con Quondam, con Piperno e con tutti noi che siamo qui, penso, che veramente l'antologia musicale, il madrigale, avesse un'importanza per, diciamo, la circolazione del pensiero e della cultura, che è sullo stesso piano dell'antologia letteraria, cioè sicuramente quella circolazione lì aveva la stessa importanza. Del resto, non ci dimentichiamo che questa è in larghissima parte musica, il cui destinatario è colui stesso o colei stessa, e qui non lo dico per omaggio, ma per testimonianze evidenti, d'accordo? Colui stesso o colei stessa che lo praticano. Di vista musicale. Quindi questa è gente che se li leggeva queste madrigali, se le leggeva musicalmente intorno a un tavolo e ne leggeva contemporaneamente anche il testo poetico e ne coglieva tutte le sue interpretative. Ecco quindi che c'è un elemento che mi sta particolarmente a cuore, che è questo. Il libro in alcuni punti inevitabilmente è tecnico. L'ultima parte del saggio introduttivo, quello sulla cadenza, è una parte molto tecnica dal punto di vista musicale. Mi fa piacere, diciamo, essere riuscito a quello che avete detto, a trovare un linguaggio, diciamo, chiaro, ma come ricordava Rodobaldo, non lo si può far diventare, non si possono far diventare con una bacchetta magica facili cose che oggettivamente facili non sono. Però quello che mi preme sottolineare è che l'aspetto tecnico non è mai la soddisfazione di aver trovato l'elemento tecnico con l'analisi. È sempre finalizzato. Non lo avrei fatto se non fosse che senza quello, senza un'ipotesi chiara, come diceva giustamente Stefano, aperta al confronto e all'interpretazione, perché mai e poi mai ho pensato di aver detto una parola definitiva proprio su quell'argomento, però diciamo senza un'ipotesi chiara su che cosa può voler dire per un musicista fare della punteggiatura da un punto di vista musicale, non posso poi passare a cercare di capire come quella punteggiatura sta in asse o fuori asse rispetto alla punteggiatura del testo di Bach. Quindi è chiaro che lì la tecnica serve, ma la finalità è un'altra, è capire una testimonianza di pensiero, di cultura, di creatività che appartiene a un contesto storico diverso dal nostro, che pertanto va anche ricostruito. Ecco perché, per esempio, questa è un'ossessione fin da quando è uscita la prima versione del saggio sulla ballata alla fine degli anni 90, poi uscì materialmente primissimi nel 2000.
Ecco perché, per esempio, io penso che vedere l'ambiente fiorentino, come qualche volta capita anche negli approcci più autorevoli al materiale delle origini, perché è chiaro che tutti noi siamo debitori dell'immenso, gigantesco lavoro che hanno fatto Fanon e Haar sul materiale, ma arrivare poi a pensare che ci fossero compartimenti stagni tra l'ambiente nevice e l'ambiente repubblicano, e che non ci fosse osmosi, vuol dire fare veramente storia con un minimo di fragilità epistemologica alle spalle, perché non funziona mai così, nemmeno nelle guerre più feroci. La guerra dei cent'anni ce l'insegna bene, no? Insomma, voglio dire, la Fontana Sangloise, qualche cosa vorrà pur dire, no? E quindi, da questo punto di vista, ecco che il contesto storico è un aspetto fondamentale. Io quello che ci tengo a dire è questo, io penso sempre che la prima cosa che un autore debba fare quando scrive qualche cosa sia di domandarsi cosa ha fatto in passato e cosa deve rapidamente correggere. Questo lo confermo. Nessuno dei saggi che leggete dopo il saggio introduttivo è rimasto quello che era. Voi avete usato tutti i termini rivisto, approfondito, eccetera. Io non esito a dire che in alcuni casi io ho corretto dei veri e propri errori che avevo commesso nei saggi precedenti, ma io non ho difficoltà ad affermarlo. Attribuzioni su basi deboli che un esame più attento, uno studio più attento anche della letteratura sull'argomento mi ha portato a correggere. Riflessioni interpretative che oggi non sposo più. Questo che cosa vuol dire? Questo vuol dire che noi facciamo un lavoro che non può arrivare mai ad un approdo definitivo. Ma questa, se vogliamo, è anche una fortuna, perché questo vuol dire che c'è ancora lavoro, insomma, in futuro, no? Da fare. Che cosa posso dire? Com'è nata l'idea di organizzare il libro secondo quelle linee tematiche? Semplicemente perché, come ricordava Stefano, io ho cercato di fare una scelta molto selettiva, cioè ho deciso di prendere soltanto quello che mi sembrava che una volta sottoposto alle correzioni o alle revisioni necessarie valesse veramente la pena di essere sottoposto ancora oggi. E allora a quel punto mi sono domandato anche come organizzare. E alla fine mi sono accorto che un po' le linee che avevo seguito in tutti questi anni nel lavorare sul rapporto fra i testi e la musica erano proprio quelle. Cioè, la prima, cercare di capire come interagisce prima di tutto a livello formale un testo con la sua intonazione musicale. Questo in realtà l'ho fatto sulla ballata, ma l'ho fatto anche sulle forme minori, l'ho fatto anche su tanti altri aspetti, però rimane il fatto, diciamo, che per il madrigale dell'origine, delle origini, capire in che misura la forma musicale della ballata, con la ripetizione della stessa musica per la volta e la ripresa, influisca sull'organizzazione dei primi madrigali, mi sembrava e mi è continuato a sembrare un punto di vista privilegiato. Poi ci sono i prontuari. Alberto era. Beh, allora diciamo che la lettura che mi ha dato Alberto è proprio quella che speravo, no? Cioè io. Ho pensato molto se valesse la pena di mantenere quel termine oppure no, perché ho detto, potrebbe essere effettivamente un po' fuorviante, no? Perché per esempio non usare per l'appunto antologie, che è un termine tra l'altro storiograficamente molto appropriato per quello di cui stiamo parlando. Diciamo che il fatto che alla fine della lettura dei suoi saggi si sia capito che perché usavo il termine prontuario era proprio quello che speravo che succedesse. Quindi da questo punto di vista sono contento che sia andata così. Perché diciamo qui siamo più che all'antologia, siamo all'idea che il compositore delle volte per scegliere i propri testi non ci dobbiamo immaginare il compositore con un'ampia biblioteca alle spalle che legge poesia dal giorno alla notte, perché quasi mai è così. Ci sono naturalmente quelle eccezioni autorevoli di cui parlava Stefano prima, o sicuramente compositori che hanno una maggiore conoscenza, diciamo così, a tutto tondo della produzione poetica poema. Ma in generale il compositore come sceglie il testo poetico? Spesso perché glielo propone il committente. Nel caso di Gesualdo se lo propone per sé, d'accordo. Negli altri casi però è un committente che dice
gli propone quella. Oppure lo sceglie perché si vuole confrontare con un'interpretazione precedente. Quel testo è importante, autorevole, gli è stata data un'intonazione musicale e nella logica classica che domina l'estetica musicale del Cinquecento, un compositore dice: bene, adesso io provo a gareggiare, diciamo, con questa intonazione. Oppure perché lo trovo, lo rimane colpito nelle antologie. Queste antologie spesso. Rodovaldo ha fatto molti begli esempi che saranno da riprendere anche da parte mia, di casi opposti a quello di cui abbiamo parlato, cioè casi in cui la musica che diventa un testimone da cui si traggono i testi, no? Semplicemente. Un po' è quello che secondo me è avvenuto con il giardinetto da parte degli Ardesi. Cioè, e questa è una cosa che io quando ho pubblicato la prima versione di quel saggio sugli Ardesi non avevo minimamente colto. Fino a che non mi sono accorto che mettendoli in fila c'era questa parte che coincideva in maniera spaventosamente precisa, e allora mi è venuta l'idea di fare, di formulare queste ipotesi. Cioè, queste hanno avuto per le mani il giardinetto, hanno detto: questi sono testi adatti ad essere messi in musica. E li hanno presi da lì, hanno usato il testimone musicale come testimone letterario. Ma naturalmente, diciamo, il motivo per cui non ho usato il termine antologia è perché l'uso invece che si fa dei trattati delle imprese da parte di personaggi come Vecchi e Capirupi è un uso che è diverso da quello dell'antologia ed è piuttosto proprio veramente un prontuario diversi da utilizzare. Cioè, loro, Capirupi che cosa ha fatto? Anche qui. Quando io ho scritto la prima versione di questo saggio, non conoscevo assolutamente il brano di Zucchelli. Quindi il brano di Zucchelli è entrato nel saggio per la revisione che ho fatto per questo libro. Capirupi, secondo me, ha colto la somiglianza fra quel verso messo in musica da Zucchelli e un verso che lui conosceva. E lo conosceva perché sicuramente, come cerco di dimostrare, da tutta la raccolta delle canzonette che ha fatto insieme a Vecchi, questi due avevano sotto mano il trattato di Ruscelli e lo hanno proprio usato come un prontuario, cioè come una cosa per cui cerchiamo un po' se c'è un verso che ci piace. Siccome la canzonetta è stato dato tante definizioni, ma uno degli aspetti fondamentali è che è il regno della centralizzazione, quando tu ti accorgi che ci sono proprio delle citazioni, tra virgolette, le virgolette non ci sono materialmente, ma le cogli alla lettura, ti domandi quel verso da dove viene. Lì la fortuna è stata, l'ha ricordato molto bene Stefano, è stata la tecnologia. Se quel verso dell'impresa di Curzio Gonzaga non fosse stato citato da Tasso nel dialogo che dedica alle imprese, il Conte, io non l'avrei mai beccato. L'ho beccato perché grazie. Quel dialogo di Tasso indicizzato nella biblioteca italiana e ho visto venire fuori, purché ne goda gli occhi alle piume, vi potete immaginare l'emozione quando è successo, insomma, no? Ed mi è stato chiaro poi che evidentemente lì è proprio il tessuto citazionale di quelle canzonette che deriva dalla lettura del trattato delle imprese di Ruscelli. Ecco perché è così importante andare a vederli quelli lì, cioè alle antologie. E alle edizioni musicali, che sono ormai acquisizioni, spero, irreversibili degli studi anche di italianistica moderni, io aggiungerei senz'altro in quella, diciamo, biblioteca ideale della persona colta del Cinquecento che ha tracciato Quondam, appunto, aggiungerei senz'altro i trattati delle imprese, perché sono ricchi di poesie e anche diversi singoli che possono essere utilizzati in 10.000 contesti in 10.000 occasioni. Sto andando in maniera molto disordinata, come vedete, cioè il contrario di quello che ho cercato di fare nel libro, ma proprio perché, diciamo, in realtà quello che vorrei sottolineare è che, come giustamente ha detto più volte Rodobaldo, non è possibile, cioè l'idea come dire, della teoria formale applicabile, no? Che è piaciuta tanto, per esempio, agli analisti musicali a cavallo, a metà del XX secolo. È chiaro che qui siamo in un mondo che non lo consente in alcuni modi.
Come credo si evinca dal libro, io sono convinto di una cosa, però sono convinto che questi limiti dell'interpretazione, senza i quali il nostro lavoro diventa nulla, questi limiti dell'interpretazione siano anche quelli che disegnano delle coordinate essenziali, minimali, che quelle sì, secondo me, possono circolare anche nell'approccio fra diversi contesti storico-stilistici, purché ci siano degli elementi in comune. Può sembrare strano, ma in realtà l'idea di inserire quel saggio su Guccini, che era uscito appunto, come si ricordava, negli atti in spagnolo di un convegno sul Chisciotte e la musica, tenutosi a Madrid diversi anni fa, l'idea era proprio data dal fatto che tutto sommato, lì Guccini e Beppe Date hanno costruito un brano in cui la strofa è organizzata in barcode. Ed è chiaro che non l'hanno fatto a caso, quella scelta formale ha una ricaduta interpretativa forte, cioè vuole subito ambientare in un'arcaicità generica, che non ha nessuna pretesa di precisione storica, come non ce l'hanno le colonne sonore dei film, e ci mancherebbe altro. Quello è lo scopo, però hanno voluto in questo modo dare subito il senso della ballata che, diciamo, condivide da un lato l'ispirazione popolare e dall'altro la nobile ispirazione delle forme fiste che peraltro Guccini in altri contesti, in altri libri ha dimostrato di conoscere molto bene, della tradizione poetica francese del tardo Medioevo. Quindi, diciamo, un'idea per cui non mi sembrava che questo sconfinamento facesse troppi danni, insomma, ecco, sicuramente, come scrivo, è un po' più ardito che lo sconfinamento delle Befane. Vabbè, quello è un saggio al quale sono affezionato anche per ragioni, diciamo, campanilistiche, nel senso, è un bello spaccato della Firenze degli anni in cui si forma la cultura dell'Accademia della Crusca, quello mi sembra proprio un bel esempio di questa cosa qui. Quindi ripeto, io per il resto sul libro non vorrei dire altro perché avete veramente detto molto. Devo dire che esco da questa conversazione arricchito, perché ho anche imparato delle cose, compiaciuto perché avete detto tutte delle cose che devo dire a tratti anche davvero non riesco a sfuggire al dubbio che abbiate anche esagerato. E ne esco però con la convinzione che adesso bisogna riprendere il cammino, perché come ricordava Rodobaldo, questo non può che essere un punto di partenza, nel senso che in troppe direzioni c'è ancora da lavorare per considerarsi arrivati. Arrivare per fortuna non si arriva mai. Io quindi non aggiungerei altro, mi fermerei qui e naturalmente sono ben disposto se qualcuno avesse delle domande o anche dei rilievi critici che sono sempre utili e istruttivi. Allora, grazie Marco perché hai fatto delle, diciamo, puntualizzazioni molto precise. D'altronde quello vale anche per la psicanalisi. Diceva Freud che diciamo, ogni esegesi, ogni ermeneutica è ad infinitum, no, non finisce mai, insomma. C'è sempre qualcosa da dire, da interpretare, che l'interpretazione parte da tanti punti di vista.